Dopo Heroes e Journey, Legends è il terzo spin-off di Fable in pochi anni e l'esordio della saga su Xbox One. Fable Legends è, da una parte, un action RPG in terza persona, dall'altro un tower defense. Il motivo di questa bipartizione del gameplay è molto semplice. È un multiplayer 4 contro 1 che tanto va di moda dopo la presentazione di Evolve. Nella parte degli eroi, cioè i 4 utenti, fondamentalmente si tratterà di passare da uno scenario all'altro nel tentativo di raggiungere l'ambientazione finale. Il villain, l'utente che gioca da solo, invece dovrà preoccuparsi di disseminare di trappole l'ambientazione e lanciare contro i 4 eroi le varie orde di mostri che devono naturalmente cercare di impedire agli eroi di raggiungere l'ambientazione finale. Nella demo propostaci, personalmente ho giocato nella parte del villain, che a mio parere è la parte più interessante di questo progetto, che francamente non si regge molto in piedi. Le colpe principali sono da cercarsi fondamentalmente in un level design fin troppo piatto, che impedisce da parte degli eroi di creare chissà quali tattiche per avere la meglio sui nemici, e dalla parte del villain di dare vita a strategie e imboscate che possano in qualche modo aiutarlo ad avere la meglio. Nel corso della demo, purtroppo, alla fine non sono riuscito a prevalere sul gruppo degli eroi, ma sicuramente mi sono divertito molto di più dei miei colleghi nella parte del bene, che si sono abbandonati a un button mashing indiscriminato. Tuttavia il progetto sembra davvero fragilissimo, l'interazione è limitata, parlo della parte del villain, mentre da parte degli eroi la mancanza di mosse espressivamente pensate per la cooperazione limitano qualsiasi tatticismo e qualsiasi tentativo di creare una strategia convincente. Vogliamo comunque dare una speranza a chi attende con una certa enfasi Fable Legends. Innanzitutto perché il gioco, se riuscirà a proporre delle mappe veramente interessanti, potrebbe avere qualcosa da dare. Ma soprattutto se riuscirà a invogliare maggiormente gli eroi a collaborare tra loro, potremmo anche avere a che fare con un gioco interessante, per quanto di sicuro non sarà un capolavoro. Da un punto di vista grafico, Fable Legend può contare sull'art design splendido dell'IP di riferimento, e diciamo che generalmente il gioco si lascia guardare, niente di particolarmente spettacolare, ma qualche effetto luce che ci ha impressionato effettivamente c'è. Vogliamo quindi dare una speranza a Fable Legend, sperando che ci contraddica il parere non eccessivamente convinto che abbiamo avuto dopo la prova qui alla Gamescom.